Buongiorno, siamo Buongiorno. qui insieme a Salve. Francesco Motta, collegati con il dottor Stefano Girelli della Cantina Santa Teresa di Vittoria. No, la mia pausa è stata perché lei è trentino e insieme a sua sorella Marina appartiene a una famiglia che ha molta confidenza, come possiamo dire, di antica data col mondo del vino, un'esperienza anche vostra personale, sia a livello nazionale che internazionale, iniziata Esatto. proprio a Trento, da quello insomma, che so, che mi è capitato di leggere, dalla fine dell'Ottocento come famiglia. Ecco, poi ad un certo punto siete arrivati in Sicilia, avete pensato di avviare una cantina pure proprio nel territorio vocato di Vittoria. Noi quando abbiamo con la guida cominciato a recensire i vini di Santa Teresa, la proprietà era vostra insieme all'enologo Maggio, a sua volta di una famiglia lì, insomma, attiva nel comprensorio di Vittorio. Ora, senza entrare nel merito delle variazioni societarie, insomma, da qualche anno siete soltanto voi. Quindi volevo iniziare, insomma, chiedendole come, al di là, diciamo, di aspetti naturalmente di tipo economico e imprenditoriale, ecco, c'è un altro elemento, perché voi nella vostra narrazione, nella vostra comunicazione, parlate di passione nei confronti della Sicilia, di innamoramento di quella parte del territorio, che insomma, sono quelle cose che inevitabilmente anche si scrivono. Però un piccolo, insomma, ecco, racconto dalla sua viva voce, ci fa piacere ascoltarlo. Ma le dico che la Sicilia è stato un colpo di fulmine, nel senso che nel 2000 ho iniziato a pestare un po' di terra siciliana e mi sono reso conto che è veramente una terra baciata da Dio. Non per niente era il granaio dell'impero romano. La Sicilia ritengo che abbia un potenziale produttivo fenomenale. E dal 2001 veramente abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di intraprendere questo percorso direttamente, noi diciamo, sporcandoci le mani con la terra, che è la cosa più importante del mondo. La Sicilia è senz'altro una delle regioni d'Italia che ha come potenziale, ancora inespresso, un grandissimo futuro. E quello che mi ha intrigato e mi ha fatto veramente innamorare, tuttora mi tiene veramente sveglio la notte per capire quello come si può nel corso di una vita cercare di portare questo nei nostri vini. La Sicilia è un crogiolo di cultura impressionante. So pochissimo della Sicilia, imparo tutte le volte che vado in Sicilia. Ma è impressionante, quello che c'è di cultura, di arte, di agricoltura, c'è un territorio veramente incredibile. Quindi è difficile non innamorarsi, perché come noi che da sempre che facciamo vino, vedere quello che la Sicilia può fare e quello che fa è fantastico. Io vengo da una generazione dove i vini siciliani, quando ho iniziato a lavorare nel mondo del vino, ben oltre 40 anni fa, erano abbastanza generici, quindi non c'erano tante sofisticazioni e le assicuro che lavorando tanto sui mercati dell'esportazione è una gran soddisfazione vedere che adesso finalmente il Nero d'Avola, il Grillo, l'Inzoglia, l'Etna sono riconosciuti proprio con delle identità precise e questa è una bellissima soddisfazione perché la Sicilia ha un grande vantaggio. In tutto il mondo è conosciuta come territorio, è una delle poche regioni d'Italia che ha un'identità precisa a livello mondiale. Prendiamo un'altra regione, il Trentino, da dove vengo. Quando parlavo di Trentino, parlo di Trentino, sempre dirgli che è a nord di Verona e a sud di Innsbruck, perché ha difficilmente una collocazione geografica nella mente internazionale. Vado in Giappone, parlo di Sicilia, lo sanno tutti, in Danimarca, in Corea. La Sicilia ha una connotazione geografica nella mente delle persone molto precisa e quindi è bello riuscire a
portare la tipicità dei prodotti siciliani in giro per il mondo, diciamo, facendo questo connubio fra percezione del territorio e qualità. La cosa bellissima è che negli ultimi 20 anni la Sicilia ha avuto una rivoluzione da un punto di vista vitivinicolo impressionante. Io ho vissuto tutta la generazione dei vitigni internazionali, vi ricordate quando tutti piantavamo Chardonnay, Cabernet Come no? Sauvignon, Merlot, Come e adesso fortunatamente c'è questo ritorno al vitigno autoctono che è il nostro futuro, è il futuro dell'Italia e della Sicilia. certo, questo qui è stato anche, diciamo, l'approccio della nostra guida. Quando abbiamo iniziato nel 2010, quello era il panorama che ci trovavamo e abbiamo spinto fortemente. Oggi ci fa tanto piacere che tanti sono su quello che lei poco fa ha detto, cioè la riscoperta dei vitigni autoctoni, un vino deve rappresentare il territorio. Ma a me quello che ha colpito nel leggere un po' diciamo, quello che c'è scritto, molto bello il vostro sito internet, devo Grazie. dire che molto, quello senz'altro è piacevole da leggere e si fa leggere, fra l'altro, che Grazie. è Ci abbiamo importante per lavorato voi. In tanto. cui da Trentini parlate di contaminazione culturale, c'è questo incontro di conoscenze, esperienze, tradizioni, che è poi la storia della Sicilia, questo. Vabbè, Ed è ma la forza della Sicilia, quello che lei dice che deve andare avanti perché abbiamo questa riconoscibilità. Fa piacere moltissimo questo, senz'altro. guardi, a me impressiona la qualità intrinseca di tutto quello che c'è in Sicilia. Io vengo dal Trentino, dove dobbiamo lottare per avere il sole. Io vado in Sicilia e ho il sole in abbondanza, ho una terra che è generosa, dà dei frutti dall'uva al pomodori, alla zucchina, che sono a un altro livello. Avete veramente un tessuto di produttivo incredibile, unico. Sì, questo io da siciliano, devo dire, la Sicilia ci vivo da sempre, la amo e nello stesso tempo vivo le sue dire contraddizioni, a volte è un eufemismo. È uno degli aspetti che sicuramente mi è capitato fino all'altro giorno di dire che non è un optional in un contesto, insomma, la presentazione di un libro, ma è una strada obbligata, è quella di un rispetto per l'ambiente maggiore. Questo non riguarda naturalmente soltanto la Sicilia, è un problema, come sappiamo, a livello mondiale, ma naturalmente ognuno prova ad agire nel territorio in cui vive. Ora, quando noi recensiamo Santa Teresa, naturalmente parliamo dei vini, ma ci fa sempre piacere portare, ad esempio, il contesto in cui voi vi muovete, che è una contrada, come si dice, storica del Vittoriese, una delle primissime in cui si è imbottigliato un cerasuolo, tra l'altro una settantina di anni addietro, stando insomma Esatto. ad alcune fonti bibliografiche, e voi avete realizzato un'azienda che in tema di sostenibilità ambientale e biodiversità è onestamente, senza piaggeria, un buon esempio Grazie. perché non si tratta soltanto di utilizzare, che già è importante, come fanno per fortuna anche in Sicilia tante aziende, no? Rivolte al biologico, anche c'è chi ha il biodinamico, ma a noi piace proprio questa presenza in quel contesto di una biodiversità non solo botanica, ma persino insomma animale, no? Che è chiaro, voi Certo. mettete in risalto. Quindi quello, ripeto, è qualcosa che sicuramente va valorizzata al di là del vino. Cioè, oggi la Sicilia e l'Italia hanno bisogno di direzioni che dalla teoria passino effettivamente alla pratica. Quindi Sa, questo è le l'altro chiedo, grande aspetto. dico lei, questo è stata una scelta sicuramente
Da cosa nasce? Da convinzioni vostre, da suggerimenti Allora, del le dico, territorio? questo è stato l'altro elemento veramente che mi ha fatto innamorare della Sicilia. Io sono sempre stato convinto che il biologico sia il futuro. Se noi guardiamo avanti, cerchiamo di immaginarci il mondo, se continuiamo a usare i pesticidi come vengono usati in certe zone, non ci sarà più terra viva. E la terra, se non ha viva vita dentro, intrinseca, siamo tutti morti. Quindi l'obiettivo mio era quello di trovare un territorio, e l'ho trovato a Vittoria, dove si potessero fare della qualità lavorando sul biologico, che non è facile. In Sicilia però probabilmente, e nella zona di Vittoria, ci sono delle condizioni climatiche e di terroir che ci permettono di fare il biologico in maniera più semplice. Ho tanti amici qui in Trentino che fanno biologico, loro fanno veramente, sudano sette camicie. Noi in Sicilia abbiamo madre natura che ci si prende cura di noi stessi e quindi dobbiamo stare attenti. Poi il biologico è stata una bellissima avventura perché all'inizio incominci a non usare i pesticidi, però dopo è una cosa che cresce in te, perché come lei giustamente ha detto, ci siamo accorti che non è solo biologico, è anche la biodiversità. La biodiversità vuol dire riuscire a lasciare il territorio, riprendere possesso della natura, il che vuol dire che la vite cresce più in sincronia con il terroir, che è diverso da 10 km distanti. Quindi la bellezza è che se questa cosa va avanti, noi avremo un'azienda che diventa unica, perché anno dopo anno dopo anno i cloni si adattano più al terroir e diventano sempre più unici. E questa è una cosa che noi l'abbiamo proprio visto sugli stessi vigneti, che nel corso degli anni hanno sviluppato delle caratteristiche intrinseche uniche, sempre più marcate, e questo è veramente il futuro. Guardi, noi nel corso degli anni abbiamo preso delle decisioni in vigna abbastanza drastiche per seguire questo credo qua, e è la cosa molto importante secondo noi. Magari sbagliamo, però la nostra filosofia è quella che dobbiamo dare la possibilità al territorio di dare il meglio dei propri frutti e di seguire la natura del frutto stesso. Cioè, noi abbiamo avuto la fortuna, per esempio, a Santa Teresa di trovare, avere lì un clone di frappato che è molto unico, nel senso che il frappato che abbiamo a Santa Teresa è diverso da altri tipi di frappato. Quindi abbiamo cercato di usare sempre quel tipo di clone anche nelle nuove piantagioni. Quindi all'inizio facevamo innesti in pianta, dopo abbiamo portato le gemme per fare le barbatelle, perché per noi era importante propagare quel clone. Dopo che lei mi dica che clone è, le dico quello che abbiamo trovato, quindi è un genotipo che abbiamo trovato, sviluppato, una selezione massale in azienda. Questa è la Sicilia. Queste attività, dico naturalmente, nello staff sappiamo ci sono agronomi, enologi. Attualmente chi collabora? Noi abbiamo due validissimi tecnici, uno è Stefano Chioccioli, un toscano che ha lavorato con me da... Abbiamo fatto i conti, quest'anno 25 vendemmie, quindi abbiamo un po' di capelli grigi insieme. E anche lui, la Sicilia, la vista cresce. Abbiamo fatto un percorso insieme molto importante. E adesso abbiamo veramente un talentuoso giovane enologo e diplomato proprio qui a San Michele, che è Mattia Giacomelli, che sta facendo un lavoro veramente eccellente proprio nella produzione dei vini e nel seguire il vigneto. Allo stesso momento che ci coordina giù in campagna abbiamo l'agronomo Silvio Balloni, un assolutamente locale Cioè no, ha vittoriese. detto Campania, volete dire in Sicilia, No, nella nostra campagna, in Campania, Sicilia. si è sentito, ma No, no, fallo. no, in campagna. No, 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 no. No, No, Silvio coordina i nostri lavori, diciamo, agricoli, eccetera, e ci segue proprio localmente perché chiaramente, sai, il biologico è indispensabile avere una presenza giornaliera. Il biologico ti dà l'opportunità di cioè lui è di Vittoria, veramente... è di Lui è della di zona, Vittoria, è un è di vittoriese, Vittoria. certo, un agronomo specializzato, molto bravo, molto cosciente. Qual è il Soprattutto... rapporto col territorio? Abbiamo parlato di natura, anche insomma, col contesto umano, ecco, Mamma mia, al di là degli importantissimo. aspetti formali, c'è No, scambio, c'è scherzo. collaborazione. Deve esserci collaborazione, sa? E se noi
noi siamo gli invasori, veniamo dall'esterno. Venire con l'arroganza di sapere tutto si sbaglia tutto. Bisogna venire con l'umiltà di imparare. E abbiamo imparato tantissime lezioni, dal fattore che c'era prima, Don Pinuzzo che lavorava alla campagna, che adesso purtroppo non c'è più, a tutte le persone che tradizionalmente hanno sempre lavorato alla campagna e che ti sanno dire: guarda che vedo che in vigna 3 c'è qualcosa che non va perché le foglie non sono così verdi come. E questo qui è un patrimonio inestimabile. Abbiamo delle persone di campagna che sono fenomenali, che vedono la vita e la campagna come casa loro e sono preoccupati quando c'è qualcosa che non va bene. E questa è la cosa più E bella del mondo. a proposito di campagna, dico un'altra delle vostre magnifiche iniziative in questo senso è quella, credo che ci sia ancora questo campo sperimentale in Certo, collaborazione certo. con la regione per la Esatto, abbiamo un riscoperta campo di alcuni sperimentale, vitigni un po' negletti. esatto, abbiamo tantissimi cloni, tantissimi vitigni e stiamo portando un po' alla luce un paio di cose nuove, no, cose riscoperte, no, cose nuove, cose riscoperte e se avrete occasione di venire in cantina qualcosa, magari assaggiamo insieme, così mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, perché Questo abbiamo è lavorato. il primo anno che noi non veniamo in cantina perché, per i noti motivi, quello che ci contraddistingue è sempre questo approccio diretto con Certo. i vignaioli, i produttori, questo da sempre. Fra l'altro, per esempio, mi fa piacere, parlando proprio del vino, mi fa piacere che da qualche anno un Nero d'Avola che era nel nostro cuore, sia mio che di Carmelo, però non veniva commercializzato in Italia, ma andava solo verso i mercati degli Stati Uniti. Era quello senza solfito aggiunti, l'insieme. Oggi Esatto. l'abbiamo anche qui. Sì, abbiamo Forse prima aveva introdotto un altro anche. nome pure. No, No, sempre no, no, insieme è sempre stato. insieme si è Sempre insieme si è chiamato, chiamato, però sempre era insieme. Sì, solo per il mercato solo per il statunitense. mercato americano. Esatto. Esatto. Abbiamo iniziato questa avventura qualche anno fa e devo dire che adesso l'Italia è un po' più sensibile a questi prodotti qua, perché sono molto particolari. A me intriga tantissimo come concetto, perché io dico sempre, è come facevano il vino i romani o i greci, che non sapevano, non avevano la conoscenza dell'anidride solforosa a quel tempo lì, quindi fermentavano nella maniera migliore, bevevano il vino senza solfiti fino a quando durava, fino a quando non diventava aceto. Però riuscire a produrre un vino senza solfiti è veramente, e biologico, è un obiettivo di, se mi passate il termine, di purezza che è veramente interessante. E vedere Certo. l'influenza e la purezza che può avere un insieme è una cosa bella, Cioè, molto, molto, molto istruttiva. avete pensato di fare altre prove o tentativi, o forse li avete persino fatti anche con altri vini, cioè Ma allora, di vini. consideriamo una cosa, che un vino per essere vinificato senza solfiti ha bisogno comunque delle protezioni naturali che sono i polifenoli. Dobbiamo comunque avere un vitigno che ti possa dare questo tipo di sostanza. Per esempio, il frappato non ha questo Ce la fa, patrimonio certo. e abbiamo fatto Non delle ce la fa. prove. Voi vedete i risultati finali, ma tutte le prove che abbiamo fallito sono rimaste in Certo, cantina. certo, certo. Abbiamo provate e lì abbiamo la miglior soddisfazione. È bello, no? Sono contento che l'avete notato perché. Sì, ma guarda, ogni volta, guardi, dicevano no, questo non va in guida perché nel mercato come noi lo vogliamo assaggiare. Bravi, E poi abbiamo bravi, bravi. avuto soddisfazione. Un'altra cosa che mi fa piacere mettere in evidenza è che in tutto questo contesto abbiamo un prezzo di tutti i vini con le varie, diciamo, sfaccettature, più o meno, a seconda dell'importanza della bottiglia, che sono accessibili ai più. È Certo. un'altra politica importante dei prezzi che fa l'azienda. Certo, noi, come le dicevo e come lei sa, noi lavoriamo anche molto sui mercati internazionali, dove ci sono delle posizioni che non sono così, mi passi il termine, protette come possono essere in Italia. Noi ci scontriamo sempre con un mercato mondiale, dove dobbiamo sempre avere un buon rapporto qualità-prezzo e non c'entra se sono 1, 2, 10, 50 euro. Dobbiamo sempre rappresentare un buon valore perché se no corriamo il rischio di rimanere, diciamo, confinati in una
settore di mercato molto, molto, molto limitato. Quindi abbiamo imparato questa lezione qua. È chiaro che, considerate, siamo gli ultimi arrivati sul mercato, siamo i novellini, sono del nord, quindi l'umiltà, cenere in testa e facciamo il nostro percorso piano piano. Giusto. Bene, bene, bene. Penso abbiamo dato un quadro, insomma, abbastanza articolato dell'azienda, insomma, di alcune linee guida, quantomeno. Ci Certo. salutiamo, la ringraziamo di... Grazie mille a voi. Vi aspetto in cantina allora. Sì, Alla senz'altro. Ci prossima vediamo. volta, dai, che ci L'anno vediamo. prossimo senz'altro ci daremo un appuntamento perché si potrà fare. Va Va bene, bene. grazie mille di tutto. Grazie, buona giornata, Grazie, arrivederci. 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 Arrivederci.